Segui La 7 anche su Instagram. La 7, ovunque con te. Della discussione. Ovvio che un nuovo governo interverrà sulle riforme secondo le proprie, i propri impegni anche elettorali, perché la democrazia non è un gioco. Ma questa è una cosa che abbiamo preso prima. La democrazia non prima. È un gioco, si va a elezioni, sono quelle che fanno e si la differenza, la fiducia e il consenso, la Francia, la Germania, sulla base sono di alcune idee forza degli, che poi si vogliono applicare da chi governa. Al sistema della giustizia, al sistema della concorrenza, sì, tutti, al sistema della concorrenza e ma anche qui bisogna essere sinceri, il motivo per cui chiedete la revisione del PNRR è che dovete mettere le mani sulla legge sulla concorrenza e su giustizia, basta dire, parlare con chiarezza. No, io poi guardo, legittimo, ho già avete vinto, con chiarezza, non avete posso vinto dire, quindi fate quello che volete. Chiedo scusa, ma io posso dire, però non potete dire l'inflazione. Quello che tu vuoi che io dica, io no. Ho le mie idee e le rappresento per qui. Per l'amor del punto. Cielo, io sono quindi democratica. Le cose che tu credi sono le tue e non me le attribuisci. No. Quindi io penso che sia necessario ampliare il perimetro del PNRR. Penso che sia indispensabile, non lo chiede solo l'Italia, lo chiedono altre nazioni governate dalla sinistra. Penso che sia indispensabile dilazionare i tempi per avere maggiore possibilità di intervenire anche sui progetti che non si riescono a chiudere, progetti in corso, figurarsi se quelli. Vogliamo addirittura allargare il perimetro del PNRR. Secondo me il PNRR dovrebbe essere oltretutto una misura strutturale capace di accompagnare l'Europa in una fase diversa rispetto a quella delle ristrettezze, del dirigismo, della severità, della rigidità, eccetera. L'Europa deve puntare sulla crescita e sullo sviluppo per essere competitiva sul piano internazionale. Siamo tutti d'accordo. Questo è il mantra del centrodestra da sempre, da quando Tremonti proponeva gli eurobond, da quando il centrodestra diceva occorre congelare o abolire il patto di stabilità e via discorrendo. Poi alcune di queste misure si sono materializzate per fortuna, hanno cambiato denominazione, ma la struttura è la stessa e la filosofia è la stessa. Per quanto la sinistra rivendichi recovery fund e PNRR, per carità, noi siamo d'accordo, quindi figurarsi, ma la radice all'origine era esattamente quella intrapresa dal centrodestra, che lo ha sempre proposto questo tipo di viaggio e di percorso verso lo sviluppo e la crescita dell'Europa e dell'Italia. Quindi non c'è quello che Claudio Afusani diceva poco fa. Ci torniamo dopo parole. La pubblicità, così come torniamo sulla giustizia. Poi dopo vi racconto quello che succede in pubblicità con il libro di Nello Trocchia. Ma non le facciamo come vogliamo noi, chiedo scusa, se no ti cambi le lezioni.